prestazione in tutta la stagione. Avete tenuto testa ai campioni del Recco per più di tre tempi in realtà, stando anche sotto di pochissime reti, 2-3 reti, quindi devo dire una grande prestazione in difesa sicuramente. Sì, oggi abbiamo fatto una partita con, specialmente i primi tre tempi, con un'intensità incredibile, li abbiamo messi in grande difficoltà, vedere loro che non tirano, non riescono neanche a tirare in porta. E anche, devo dire che anche a uomo in più hanno sofferto tanto, a uomo in meno. Abbiamo difeso bene a uomo in meno, abbiamo attaccato bene a uomo in più, sono andati in grande difficoltà. Poi è chiaro, loro hanno qualità enormi e giocano bene, quindi è difficile. Se forse qualche disattenzione in difesa, ma sai, è anche dovuto al fatto che noi, tenendo ritmi così alti, essendo in pochi, è difficile, poi la stanchezza la paghi. Ecco, stanchezza tra l'altro vista l'ennesima defezione nel roster del Telimar, questa volta mancava Hooper. Mancava Hooper purtroppo, perché con lui sarebbe stata ancora un'altra partita. Loro sono una squadra che oggi si è permessa di tenere fuori Ivovic, Riccardi, Figlioli e Lonciar. Insomma, noi con quei quattro vinciamo con loro, secondo me. Senti, invece per quanto riguarda uno sguardo alla finale per il terzo posto, sarà di nuovo derby contro l'Ortigia. Di nuovo derby contro l'Ortigia, saranno, ma a dire il vero bisogna aspettare, è già finita, 7-9. L'Ortigia ha fatto due grandi partite, col Brescia è chiaramente favorito, sia perché ha la Bella in casa, però noi ce la metteremo tutta per cercare di metterli in difficoltà.